Tensioni sui mercati, borsa in rosso, avvertimenti dalle cancellerie straniere, di nuovo nelle ultime ore anche da Bruxelles. Ultimo in ordine di tempo a esprimere preoccupazione per la formazione del governo Lega 5 Stelle è stato dall'Europarlamento il presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber. State giocando col fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata, ha detto, ricevendo la secca replica del leader della Lega Matteo Salvini. Pensi alla Germania. È evidente che al centro delle paure dei mercati e dei partner europei c'è l'assenza di coperture per le numerose misure di welfare previste dal programma giallo-verde. Anche se l'accordo di coalizione è un po' più mite di quanto temuto dai mercati, penso che il nuovo governo italiano verificherà chiaramente gli equilibri nell'Unione Europea, a Bruxelles, a Berlino, e troveremo molto facilmente a discutere di quale sia la giusta prescrizione politica, se l'austerità del blocco tedesco o maggiori investimenti o maggiore deficit. Penso che questa discussione fondamentale entrerà davvero nel vivo e avrà il potenziale per riportare al centro anche la questione della crisi dell'euro. Per il momento c'è solo la fibrillazione dei mercati e un'ultima settimana di passione per lo spread tra BTP e Bund e per la borsa italiana, che anche questo lunedì ha chiuso in calo a meno 1,52%.